Scarella, misterioso artista visionario, questo è il titolo della mostra dedicata a quest'autore imperiese, in esposizione fino al 4 aprile alla Biblioteca Civica Lagorio di Piazza De Amicis, una mostra curata da Alfonso Sista e Daniela Lauria. Allora Sista, avete praticamente trovato questo artista e convinto a portare almeno le sue tele, perché oltre a essere artista visionario è anche un artista molto chiuso in se stesso, una mostra che è quasi un'esclusiva, uno scoop la definirei. Sì, esattamente uno scoop, perché questo è un artista oggi 93enne e questa è la sintesi di una carriera iniziata negli anni, nei primissimi anni 70, in cui proprio per rispondere a una esigenza interiore di manifestare le proprie emozioni ha iniziato a dipingere. Ma a dipingere non in maniera così figurativa come del solito paesaggino, come fanno tantissimi pittori locali, ma esprimendosi attraverso un uso anche incessante, anche molto, come dire, conflittuale con il colore, per esprimere tutto ciò che aveva dentro. E lo scoop è stato proprio quello di riuscire a organizzare la prima mostra in assoluto di questo pittore schivo, riservato, come dire, che si auto-escludeva dalla vita artistica imperiese. E questo lo dobbiamo a tutta una serie di persone che mi hanno condotto e ci hanno condotto a trovare questo pittore, ma non con lui abbiamo trattato, ma col figlio, perché lui, cioè Scarella, non ha voluto avere rapporti con noi. E il fatto che si firmasse Scarella col cognome di sua madre la dice lunga. Ecco, Daniela Lauria, grande difficoltà quindi innanzitutto per il carattere e il modo di essere dell'artista, e poi anche vogliamo dirlo, perché insomma oggi parlare di arte contemporanea è sempre un po' più difficile dell'arte in generale, è sempre difficile proporre quadri astratti non figurativi. In realtà la mostra di Scarella si inserisce all'interno di un progetto molto più ampio che ormai da un paio d'anni stiamo portando avanti io, Alfonso Sista, con il Laboratorio Papé. L'idea è quella di avvicinare le persone all'arte contemporanea. Spesso c'è molta reticenza. Pensare all'astratto significa, lo so fare anch'io, ma perché non ha disegnato un bel volto o un ritratto di donna. In realtà questo non è così, e quindi il nostro scopo è quello di far avvicinare gli imperiesi all'arte contemporanea, l'arte legata alle emozioni, l'arte legata appunto al colore, come in questo caso di Scarella, un'arte veramente che è quasi un dialogo tra l'artista e lo spettatore mediante appunto la parola che è la pittura in questo caso.